È di questi giorni la notizia che la Regione Campania e il suo presidente De Luca hanno dovuto dare alla città di Napoli i soldi che spettavano per il trasporto pubblico. Quante volte lo abbiamo detto in questi anni che era una richiesta fondata, che illegittimamente, indebitamente, volutamente il presidente De Luca non dava i soldi alla città per far funzionare meglio il servizio pubblico del trasporto. Lo faceva per colpire la città, l'abbiamo scritto più volte, gliel'abbiamo detto a voce. Siamo dovuti ricorrere all'autorità giudiziaria che con i suoi tempi ci ha dato ragione. Oggi De Luca, evidentemente avendo calcolato che questi soldi li avrebbe dati solo alla fine del nostro mandato, è stato costretto a mettere i soldi a terra. Pensate il danno che ha subito la nostra città, quanto trasporto pubblico in più avremmo potuto avere in termini di autobus, in termini di servizi. È come il debito ingiusto, è come quando dicevamo che era illegittimo che ci tagliavano i fondi, che non ci davano le risorse, che non ci facevano assumere. Lo sapevano che avevano torto, lo sapeva il governo nazionale, lo sapevano le istituzioni preposte, eppure niente. Aspettavano che ce ne andassimo da Palazzo San Giacomo perché ci dovevano mettere in difficoltà. E pensate che enorme sacrificio è stato per la città dover essere costretta a non avere risorse economiche, il personale per servizi migliori. Tutto questo è molto grave, che è giusto che i napoletani sappiano la verità, perché senza verità e giustizia non c'è democrazia. Poi politicamente ognuno può pensarla come vuole su tutte le cose della vita, ma queste non sono opinioni, sono fatti. Indebitamente governi nazionali e il governo regionale hanno operato per mettere in difficoltà la capitale del sud, la terza città d'Italia, Napoli, la nostra amata città.